Hasta la vista, ragazzi! Sono sempre io, TheGamer800, e ragazzi, ci troviamo in un nuovo episodio su Dragon Ball Xenoverse 2, sempre sulla serie. Ragazzi, nello scorso episodio siamo andati in Tokipedia a rigiocare la seconda missione, Assalto Androide alla Storia, per ben due volte, scegliendo come maestri prima Jaco e poi Whis. Inutile dirvi, ragazzi, che non ci sono stati troppi cambi, perché quelli lì sono percorsi alternativi e non ramificati. Percorsi alternativi ci sono pochi cambi, quindi abbiamo visto ben poco. Quando abbiamo scelto Jaco, diciamo che Jaco è stato tutto il tempo assieme a noi, ci ha aiutato, e poi verso la fine è scomparso. Mentre, ragazzi, quando abbiamo scelto Whis, ha fatto praticamente la stessa cosa di Bills, ci ha lasciato praticamente nella cacca e sparito subito, perché doveva andare a cucinare qualcosa a Bills, perché si sarebbe svegliato tra poco. Quindi, cioè, ragazzi, non scegliete mai Whis come partner, perché veramente è una cagata pazzesca. Cioè, non lo scegliete mai, perché vi lascia dalla cacca e se ne va. La stessa cosa, ragazzi, che aveva fatto, tra l'altro, Bills. Comunque, la seconda missione, Assalto Android alla Storia, l'abbiamo completata al 100%. Non abbiamo avuto per il momento ricompense. Ma, ragazzi, oggi dobbiamo andare a fare sempre quella missione lì, dove c'è Cell contro gli androidi, però dalla parte di Fu. In che modo si fa? Allora, prima cosa, ragazzi, dovete andare a scegliere Vegeta come vostro maestro, e poi, ragazzi, dovete iniziare di nuovo le missioni dall'inizio, quindi dalla prima nuovi problemi con le faglie si chiama la prima missione. Dovete rifarla, ragazzi, ogni volta per arrivare alla missione desiderata. Cioè, nel senso, noi dobbiamo fare la seconda missione dalla parte di Fu, però per arrivarci, visto che è bloccato, dobbiamo fare la prima missione con Vegeta, poi arrivare alla seconda, e lì, ragazzi, quando abbiamo completato la seconda missione con Vegeta, ci saranno ovviamente tanti cambi nella storia, lì si sbloccherà Vegeta, praticamente si uscirà il quadratino praticamente illuminato con la faccia di Vegeta. E quindi, ragazzi, così andremo a fare. Io ho già impostato Vegeta come mio maestro, e andrò a rigiocare per conto mio, ragazzi, la prima missione. Non ve la farò vedere perché l'abbiamo già vista tanto tempo fa. Vi farò vedere direttamente, ragazzi, la seconda missione dalla parte di Fu con Vegeta, quindi state attenti, seguitemi bene, perché, ragazzi, io ho intenzione di farla così e non di fare tutta la partita, diciamo, con Vegeta dalla prima all'ultima missione. Voglio fare in questo modo qua, ormai abbiamo impostato così, voglio farla così. Comunque, seguitemi per bene. Quindi, ragazzi, non c'è neanche bisogno che andiamo a Tokipedia, perché non servirà a nulla, la missione è bloccata. Andare a Tokipedia non serve a nulla, perché se scegliete la prima missione, appena la fate, si conclude e tornate in Tokipedia. Mentre per far continuare le missioni dovete fare qui, dovete andare alla faglia temporale, così che poi appena finisce la prima andate subito alla seconda. Io non vi farò vedere la prima, andremo subito alla seconda. Quindi facciamo esamina, qui ci dirà ovviamente: forza, non è ancora finito, stai entrando nella faglia temporale, giusto? Vai con la pattuglia temporale, salterò la prima missione, ci ritroveremo, ragazzi, direttamente alla seconda. Quindi ok. Ok, ragazzi, ho appena rigiocato la prima missione con Vegeta, proprio per arrivare alla seconda missione, come avevamo detto. E appena ho finito la prima, mi è uscita una schermata con scritto: puoi personalizzare Fu come tuo partner. E ci è apparso, ragazzi, Fu qui, che prima non c'era, come vi ricordate. Lì c'è Vegeta, come potete vedere. Vediamo cosa succede. Se parliamo con Fu, facciamo parla. Vediamo. Mi sembrava strano che mi fissassi. Quindi riesce a vedermi? Buffo, pensavo di essermi reso invisibile. Non importa, non ho problemi se mi vedi tu. Allora, stai per entrare nella prossima faglia temporale. In tal caso, potresti venire con me per accumulare un po' di energia? Non preoccuparti, non ho intenzione di fare niente di male. Allora, ci stai? Vai con il partner, possiamo fare, o vai con Fu. Facciamo, ragazzi, vai con il partner, cioè in questo caso è Vegeta. Così facciamo la seconda missione e sblocchiamo appunto quella cosa lì. Facciamo vai con il partner. Questa è musica per le mie orecchie. Andiamo, ok, vediamo un po' che cosa succederà. Ok, qui c'è Fu. Allora, sembra tu abbia tutto pronto. Trunks, tu e gli altri continuate a tenere a bada i pattugliatori temporali impazziti. Metticela tutta. Voglio che provi a indebolire la prossima faglia temporale. Faglia temporale, eh? C'è il rischio che incontri di nuovo Fu. Ma Fu è qui con noi. Non se ne manca accorto. È molto probabile. Ah, non vedo l'ora, sul serio, non sto nella pelle. Cerca di non deludermi, ci dice Fu. Vedete, cambia tutto, per questo vi ho lasciato il video, ragazzi. Incredibile, mi ha completamente colto di sorpresa. Vedete, anche loro se ne sono accorti adesso. Non riesco ancora a credere che abbia il potere di assorbire energie dai cambi nella storia. Se ogni tentativo fallisce, potremmo farli assorbire l'energia come ultima risorsa. Ehi, finalmente ha capito, Eureka. Come Eureka? Chi sarebbe? Sei sicuro di volerlo fare? Non so se possiamo fidarci di lui.
Ha ragione, Fu non è un guerriero come gli altri, non dobbiamo mai abbassare la guardia. Forse è più saggio non trattarlo ancora come un alleato. Capisco, ma ritenta, sarai più fortunato. Non sto facendo niente di così male. Ehi, tutto bene? Hai l'aria inquieta. Al nostro pattugliatore? Devi mantenere la concentrazione, pensi di farcela? Ah, posso facilmente cavarmela da solo se ti metti in mezzo. La pagherai cara. Oddio, Vegeta se la prende con noi, tra l'altro, così all'improvviso. Vieni, ti mostrerò dove si trova la prossima faglia temporale. Ok, quindi si va. Quindi ci mostra dove è l'altra faglia temporale. Ragazzi, ve li devo lasciare sti video, li vedo anch'io per la prima volta, perché sta cambiando la situazione rispetto alla prima volta che l'avevamo fatti. Siamo qui, sì, lo so. Spero che sia solo un'altra storia da sistemare, ma non ho la più pallida idea di cosa stia succedendo lì dentro. Lascia a voi la scelta se ripristinare la storia originale da soli o se approfittare del potere di Fu. Ok. Ok, quindi questa cosa non l'avevamo fatta prima, ragazzi. Mi ricordo che era totalmente diversa, avevamo solo C16 accanto a noi proprio la prima volta che l'abbiamo fatta, quindi adesso è tutta una novità. Vediamo che succede. Cambierà sicuramente qualcosa. Stiamo attenti, raga. Ok. C'è Vegeta assieme a noi, lì, sulla montagna. C'è sempre Cell qui. Ah, diamine, 9 giorni di attesa sono troppi. Ok. Oh, che ne dici di uno scontro veloce adesso? Ok, sempre C17 e C18. Bene, chi si vede? Ok, vabbè, qui è tutto uguale, ragazzi. Non cambia niente. Ok, va bene, saltiamo, ragazzi. Qui dovrebbe apparire C13, credo. Ok, sto saltando perché queste cose le già le sappiamo, ecco perché. Ah, quindi ci sarà uno scontro che non sarebbe dovuto accadere, meglio di niente. Ma non basta, no, cari amici, questa volta avremo la compagnia di un ospite speciale. Ok, quindi qui non cambia nulla. Ok, vabbè, sempre C13, ok. Bene. Ascolta, la mia missione è distruggere Goku, nient'altro, mi hai capito? Ok. Quindi ragazzi, possiamo saltare tutto. Bene, abbiamo Vegeta e il nostro pattugliatore contro Cell, ragazzi. Siamo dalla parte degli androidi. Sfidante sgradito, ragazzi. Cambia anche il nome, sconfigge tutti i nemici. Quindi la seconda missione con maestro Vegeta. Inizia battaglia. Oddio, ragazzi, Cell l'abbiamo da sconfiggere. Quindi tutti gli androidi sono dalla nostra parte, bellissimo. Adesso è come se fossimo dalla parte di Fu, ragazzi, praticamente. Fu non è con noi, però stiamo facendo il contrario di quello che facevamo prima. Bellissimo. Fantastico. Ok. Tra l'altro voi ragazzi leggete lì sotto cosa c'è scritto. Ok, facciamo una bella sfera letale. Bene ragazzi, bene, bene, bene. Diamo una bella lezione a Cell. Cell, ho aspettato a lungo il momento di dare una lezione a quell'idiota. Mamma mia, raga, come lo stiamo facendo a Cell? Ricordi quando ha lasciato che Cell assorbisse il numero 18? Sì, sì, ci stiamo ricordando le cose vecchie. Ok. Facciamo una bella freccia celeste. Siamo tutti contro Cell, ragazzi, adesso. Siamo molto più forti. Sfera letale. Bene, ragazzi, bene. Lo stiamo quasi per sconfiggere. Lo voglio sconfiggere io, ovviamente. Distruggiamo Cell. Sì, ragazzi, distrutto. Ok, che succede? Schermo nero, ragazzi, cambia del tutto la situazione, perché non era mai successa sta cosa. È come se stessimo facendo un altro tipo di missione completamente. Oddio, arriva Goku, ragazzi, cambia totalmente. Questa cosa non succedeva. L'energia di Cell è sparita. Qui l'abbiamo sconfitto noi. Goku, oddio, c'è Vegeta, il nostro pattugliatore, C13, C17 e C18 stavolta. Ah, così tu sei Goku. Che manco lo conoscevano, eh sì, non l'avevano mai visto perché era morto di malattia cardiaca nel futuro. Non percepisco nemmeno la vostra potenza. Oh, fantastico, siete anche voi androidi. Questo vuol dire che avete assorbito Cell? No, di certo non l'abbiamo assorbito noi. Ma che dite? Wow, non pensavo che sareste venuti da noi. Grazie per averci fatto risparmiare tempo. A dirla tutta, pregustavo già la tua sconfitta. Ok.
Oh, smettila di lamentarti, basta parlare, uccidiamolo. Sì, sì, va bene. Uccidere Goku, mamma mia, vai C13. Ok, tutti contro di lui, stiamo anche Vegeta e il nostro pattugliatore, eh? Mamma mia, ragazzi. Oddio, no. Che succede? Siamo contro gli androidi ora. No, siamo contro gli androidi, ragazzi. Non avevo capito io, forse qualcosa. Che casino. Andiamo da Android numero 17, ragazzi, per primo. Non si capisce davvero nulla, raga. Pensavo che dovessimo combattere contro Goku. Eravamo tutti verso Goku. Cioè, raga, Dorato, ci hanno preso la sprovvista. Pensavo tutto un'altra cosa. Ok. Sta succedendo un casino, ragazzi. Non posso neanche leggere lì sotto perché... Cioè, raga, non ci permettono di fare niente. Mamma mia. Deve essere difficoltà davvero alta. Ok, una capsula energetica l'abbiamo presa. Distruggiamoci 17, ragazzi. Con la freccia celestiale, bene. Mi prendo anche qualche altra capsula, ok. Facciamo una bella sfera letale contro... Contro C13, bene, ragazzi. Dai, una bella sfera letale, ancora una volta. Ok, C13 ha battuto, anche C18, ragazzi, tutte e due. I pesi leggeri sono sistemati. E poi ne rimasero due, ovvero... Oddio, Vegeta si trasforma in Super Saiyan, che succede? Nessuno può interferire, è l'ora del nostro scontro, puro combattimento. Contro Goku adesso. Cosa? Ma quanti cambi nella storia, ragazzi, in questa missione? Ammetto che aspettavo anch'io questo momento con ansia, ha detto Goku. Cioè, ma che diavolo, ragazzi, quanti... Da quante parti stiamo passando? Cioè, prima eravamo contro Cell, poi contro gli androidi, adesso contro Goku. Cioè, non si stanno facendo capire in questa missione cos'è che vogliono farci fare. Oddio, Super Saiyan 2, ragazzi, sì. No. Facciamo la sfera letale contro Goku. Ok. Ok, Fu, qual è esattamente il tuo gioco? Oh, perché danno tutti sempre la colpa a me? Oddio. E di chi dovrebbe? Forse... È colpa di Darbula, ragazzi, allora. Oddio. Vegeta si trasforma in Super Saiyan 2, anche lui? Oddio, che succede? Un'altra trasformazione, raga? Super Saiyan 3, ok? Va bene, ragazzi, ok, Super Saiyan 3, le stanno facendo tutte le trasformazioni, eh? Non ne manca una. Sfera letale. Dai, 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 forza, ragazzi. No, l'ha annullata. Porca miseria. Oddio, che succede? Vegeta, sei un mostro, cioè, di potenza. Complimenti, Karot. Non capita spesso di ricevere complimenti da te, Vegeta, certo. Quello sì. So che puoi diventare un Super Saiyan God, come fece un guerriero eoni fa. Sta parlando di Yamoshi, ragazzi, allora. Super Saiyan God del passato stanno parlando. Cioè, non è che ci vuole molto a capirlo. Naturalmente, ora mostramelo. Oddio, l'aura cambia, ragazzi. Super Saiyan God. In questa linea temporale che poi non c'entra quasi nulla. Oddio, raga. Allora, andiamo di freccia celestiale. Ovviamente lo sconfiggiamo in 2 secondi. Sfera letale. Sì, così, Saiyan non hanno limiti, mamma mia, raga. Oddio, ancora! Che altro? Super Saiyan God?
Super Saiyan Blue! Come? È così breve tempo! Oddio, raga, Vegeta che fa? Super Saiyan Blue anche lui! Ok, vai Vegeta, spacchiamolo il culo! Sei davvero eccezionale, Vegeta, lo sai? Cioè, raga, quanti cazzo di cambi! La vita di Goku è aumentata improvvisamente adesso. Mamma mia, raga. Quanta potenza. Facciamo una bella supernova cooler contro Goku. Vediamo il Super Saiyan Blue. No, non credo l'abbiamo preso. Mannaggia lui. Mamma mia, raga, io e Vegeta lo stiamo distruggendo a Goku proprio, mamma mia. Ok, mi vado a ricaricare per bene. Vado di supernova cooler, ragazzi, mentre Vegeta lo distrae. Sì, vedete quanto danno li facciamo, ragazzi. Bene, bene. Bene così, ok. Dai, sfera letale. Non credo lo uccideremo mai così. Comunque, stiamo attenti. Dai, sfera letale contro Goku. No. No, dai, dai, no, dobbiamo ucciderlo noi, ragazzi. Mi interessa. Ok, distrutto noi Goku. Conclusione, ragazzi. Ce l'hai fatta, ok. Vediamo un po'. Grado S, ok. Va bene lo stesso. Avanti. 20 medaglie punti, ok. Oddio, raga, oddio, mamma mia, quanta roba. Vediamo che cosa succede dopo. Vediamo cosa cambia adesso, diciamo, dopo tutto il combattimento e tutto il resto. Ok, ci sono Vegeta e il nostro pattugliatore, c'è anche Fu, attenzione. Bene, questo episodio può dirsi concluso. Ok. Aiutami ancora la prossima volta, ok? Ciao ciao, oddio raga, tutto diverso, tutto cambiato, bellissimo. Ok. Mamma mia raga. Ok, vabbè, quindi assorbe sempre l'energia, qui possiamo saltare. Vediamo magari che cosa c'è dopo, cosa succede dopo, perché magari questa missione non l'abbiamo mai fatta in questa maniera. Vediamo che succede dopo. Ci siamo io e Vegeta, ok. Vabbè, saltiamo qui. Niente di qua, sempre le stesse cose, ok. Vediamo se appare magari Fu, ci dice qualcosa di particolare. Questi sono sempre gli stessi discorsi che fanno, ok, quindi mi sa di no. Ok. Vediamo un po', ragazzi. Vediamo un po', mi sa che torniamo al covo del tempo adesso. Se è così andiamo subito a controllare Tokipedia a sera, come dicevo io. Ok, vedete Fu ancora qui. Comunque facciamo Tokipedia, ragazzi, voglio controllare una cosa. Ci entriamo subito. Ah, sì, ragazzi, era come dicevo io. Vedete? Scegliendo Vegeta, saltando la prima missione, facendola poi dalla parte di Fu, perché ci è apparso Fu. Ecco qua, sfidante sgradito, 23,3%. Ora la possiamo cliccare finalmente. Ramificazione, al pari solo di uno, difficile, ce l'hai fatta. Poi ci sarebbe con Cell, normale, ok. Poi ci sono i percorsi alternativi con Goku, Diedo le istruzioni Bills, Jaco, Whis e Gon del futuro. Raga, io la andrei a rifare con Cell adesso, visto che si è sbloccato e non dobbiamo fare tutto quel casino di prima. Quindi facciamo conferma, ok. Vediamo la trama, cosa dice. Difficoltà 5 stelle. Allora, trama. La prossima faglia temporale ti porta appena prima del gioco, dell'inizio del gioco di Cell. Hai deciso di avvalerti della misteriosa potenza di Fu e di assecondare il suo desiderio di assorbire energia generata dai cambi nella storia. Quindi inizi la tua missione per cercare di riparare la faglia temporale. Ok, va bene. Facciamo conferma. Scegliamo... No, partner o Fu, dice. Partner. Ah, ok. Quindi dobbiamo cliccare partner. Mi stavo un po' spaventando. E dobbiamo cliccare Cell, perfetto. Ok, adesso salterò tutta la scena, ragazzi, ci vediamo direttamente in missione. Ok, ragazzi, partiamo da qui, ci sono due Cell adesso, quello cattivo che è qui e quello nostro, diciamo, partner, che strano. Comunque, saltiamo qui, ragazzi,
Vediamo che cosa succede. Voglio saltare tutti i discorsi che si fanno, che sono sempre quelli. State tranquilli che sono sempre quelli. Vorrei vedere solo se cambia qualcosa adesso. Ok. Ok, bene. Ok. Quindi Fu fa il suo cambio, fa apparire sempre il numero 13. Va bene, ok. Perfetto. Ok, vediamo che succede. Ok, arriva il nostro Cell e il nostro pattugliatore contro quel Cell, quindi. Sfidante sgradito, sconfigge tutti i nemici, inizia battaglia. Mamma mia, ragazzi. Staremo a vedere che cosa succederà. Qui tutti gli androidi ci aiutano in questo momento, no? Poi dopo non si sa che cosa succederà. Quindi lo stiamo aiutando Fu a raccogliere l'energia. No, andiamo di sfera letale contro Cell mentre tutti lo attaccano. Vai, attacchiamolo tutti insieme. Mamma mia, raga. C'è anche il nostro Cell, perfetto. Quindi sono tutti androidi. Facciamo la supernova cooler contro Cell, raga, vediamo un po'. Il gioco di Cell che ricordi. Sembra che la mia controparte di quest'epoca sia incline alla drammaticità. A questo proposito non c'è preludio migliore al gioco di Cell che mettermi alla prova contro me stesso. Non sarebbe divertente. Cioè, Cell si mette contro se stesso praticamente, ragazzi, durante il gioco di Cell. Cosa succede quando la perfezione si scontra con la perfezione? È un esperimento che interesserebbe anche Kaioshin, no? No, veramente non se ne frega a nessuno. Mamma mia, che casino davvero. Stava dando a Fu tanta fiducia, ragazzi. Speriamo che non combini qualche casino grave. Facciamo una sfera letale, forza. Dai, no, molto vigore. Io mi vado a ricaricare, raga, nel frattempo che succede tutto sto casino, oddio. Andiamo a fare una bella supernova cooler. Sì, no, oddio. No, si è bloccata la vita, meno male, ragazzi. È il giorno fortunato per gli ospiti curiosi. Prima numero 17 e numero 18, che è già assorbito. Potrei giurarci, ora io. Cioè, Cell vuole assorbire se stesso. Forse questa completa inattività non è che un sogno. La noia dovuta ai mancati combattimenti deve avermi gettato in un sonno profondo. Perché non sfidi noi? Questo dovrebbe svegliarti a sufficienza. Oddio, raga, quanti discorsi. Poco ma sicuro. Il dolore sarà così insopportabile da farti capire molte cose. Sempre che tu non abbia paura. Siete piuttosto impulsivi, eh? Il gioco di Cell è solo tra 9 giorni. Ormai non manca molto. Onestamente, stavo iniziando ad annoiarmi anch'io. Forse potremmo passare il tempo insieme, cioè Cell con l'altro Cell. Oddio, raga, che cos'è tutta questa stranezza? Direi di iniziare dal meglio, io e te, fianco a fianco. Ma, oddio, raga, che cose strane. Dai, non ti piace un po' di suspense? Iniziamo con le eliminatorie. Eliminatorie. Sì, una prova che deciderà se hai veramente la stoffa per affrontarmi nell'arena. Te la senti? Interessante, che cosa farai? Misurerai la nostra potenza con un pugno meccanico? Sì, sarebbe interessante, ma ho un'idea migliore. Combatterai contro avversari scelti da me e sono proprio. Cosa sono proprio? Sono proprio cosa? Non ha finito di parlare? Proprio qui, in guardia. Come in guardia? Chi sarebbero? No, i Cell Junior! Cavolo, no! Proprio uguale a me, capisci tutto al volo, affronterà le mie piccole, adorate creature. Ma dove cavolo sono? No. Un momento, vuoi farci affrontare verso di te in miniatura? Non potremo mai perdere. Esatto, questo non è altro che una perdita di tempo e di energia. Mamma mia, raga.
Non sarei sicuro così, non sarei così sicuro di me. In fondo sono solo poco più deboli di me e molto più forti di te. Se riuscirete a eliminare i Cell Junior, otterrete il diritto di affrontare me. No, i Cell Junior mi stanno sulle palle, raga, ve lo dico. Fai il possibile per evitare un completo massacro. Non abbiamo molta scelta. Se vuoi, lo considero solo un leggero addestramento. Ok, se n'è andato il Cell, il nemico, ci sono solo i nostri. Ok, se ne sono andati tutti e tre, c'è solo Cell Perfetto adesso, ragazzi. Tutti e tre gli androidi se ne sono andati. Non lo vogliono fare. E dobbiamo battere i Cell Junior addirittura. Che strano. Ti sconfiggiamo come niente, ragazzi. Ok, ragazzi, sconfitto già uno. Spero non siano tantissimi. Quanti cavolo sono, ragazzi? Oddio. Cavolo, raga, questi qui danno veramente fastidio, sono fastidiosissimi. Ok. Cerchiamo di ucciderli il più presto possibile. Oddio, in mezzo agli alberi, raga, stiamo andando. Ok, sconfitto. Mi sa che ne rimane solo uno, ragazzi. Niente, con la bella sfera letale contro il Cell Junior, vediamo. Quasi sconfitto. Sì, sconfitto. Tutto qui, non riesco a credere che abbiano lo stesso sangue. Ho di meglio da fare che giocare con quelli come te. Questo è tornato il Cell nemico, ragazzi, comunque. Esatto, possiamo presumere di aver superato la tua patetica prova, dice il Cell, quello pattugliatore nostro. Oddio, nuovo sostenitore, ragazzi. I sostenitori, cioè gli androidi. Ah, ecco. Sono arrivati gli androidi, ragazzi. Ok, abbiamo distrutto il Cell malvagio. Schermo nero, che succede? Di nuovo Goku. L'energia di Cell è sparita. Goku. Quindi di nuovo Goku, ragazzi. Ah, così sei... tu sei Goku. Non percepisco nemmeno la vostra potenza. Oh, fantastico, siete anche voi androidi. Quella stessa cosa di prima. Questo vuol dire che avete assorbito Cell? Wow, non pensavo che sareste venuto da noi. Grazie per averci fatto risparmiare tempo. A dirla tutta, pregustavo già la tua sconfitta. Oh, smettila di lamentarti. Basta parlare, uccidiamolo. Sì, sì, va bene. Ok. Uccidere Goku, vai. Ok, tutti contro di lui, anche il nostro Cell. Contro di lui. Una bella supernova, ragazzi, non gliela toglie nessuno. Mamma mia, se l'è presa in pieno, ragazzi. Se l'è presa in pieno. Il dorato mi si è tolto di nuovo, ragazzi. Oddio, odio quando succedono ste cose. Ok. Ok, bene. Andiamo di sfera letale stavolta. Ok, andiamo a ricaricarci per bene. Ok. Ok.
Vediamo cosa succederebbe se Goku morisse qui, ragazzi, dice Fu. Cosa farebbe gli androidi dopo aver portato a termine la missione? Ci pensi mai? O finirebbero tutti distrutti dopo l'epica battaglia? Oddio. Questi androidi non sono gli stessi, vero? Appartengono a un'altra linea temporale. Forse continuerebbero a fare del male. Se così fosse, cosa accadrebbe alla Terra? Ci hai mai pensato? Oddio. In ogni caso, la storia sta per prendere un'orribile piega e personalmente la trovo una cosa esaltante. Distrutto Goku, ragazzi, conclusione. È così che doveva andare la missione. Ce l'hai fatta. Bene, grado S, va bene anche così, ragazzi. Avanti. 20 medaglie punti, ok. Quindi, ragazzi, abbiamo completato anche questa qui, benissimo. Ok, ci sono i tre androidi, C3, C17, C18. Goku. Accidenti, è finito troppo presto. È davvero solo questo il motivo per cui il dottor Gelo ci ha creati? Si riduce tutto a questo? Andiamo, numero 18. Andiamo, dove? Non lo so, giusto. Una volta ucciso Goku, non l'hanno mai fatto, non si sa cosa farebbero. Neanche C3 ci sa cosa fare. E tu? Non parla. Anche tu non hai più uno scopo. Vieni con noi, ci inventeremo qualcosa. Non parla più? Oddio, se ne va C13. Come fece C16, ragazzi, che se ne andava appunto con C17 e C18. Fighissimo. Fighissimo sta cosa. Affascinante. Quindi qui le cose sono andate così, Beh, non mi lamento. Ho cambiato di nuovo la storia e sinceramente è l'unica cosa che conta, giusto? Bene, questo episodio può dirsi concluso. Aiutiamo ancora la prossima volta, ok? Ciao ciao. Dice sempre la stessa cosa. Bene ragazzi, ok. Sono contento che stiamo andando avanti anche dalla parte di Fu. Ho capito finalmente come si fa. Saltiamo questa parte. Le altre parti, le altre scene dovrebbero essere uguali. Dovrebbero. Vediamo un po'. Ok, bene. Allora, qui possiamo saltare praticamente. Era tutto identico. E non c'è neanche Fu, quindi non ci interessa. Ok ragazzi, sfidante sgradito, come potete vedere almeno le due facce, i primi due percorsi ramificati, sia con Vegeta sia con Cell, ce l'abbiamo fatta, quindi ce l'hai fatta, a Cell è apparsa questa scritta, incubo prima della tempesta, ok. Poi ci sono ragazzi da fare i percorsi alternativi che andremo a fare nei prossimi episodi con Goku, Bills, Jaco, Whis e Gon del futuro, e siamo al 46,6% di questa missione. Poi ragazzi, per il resto so come fare adesso, so di preciso come fare. Ok, e niente ragazzi, usciamo adesso, stiamo progredendo finalmente e sta diventando tutto più facile, sto avendo chiarezza adesso e sono contento che i video vengano anche bene, stiamo vincendo, stiamo andando avanti, quindi potete capire anche voi qualcosa. Vediamo un po', stiamo tornando al covo del tempo, ok, se non ci interessa. Allora, Fu è ancora qui, quindi ragazzi ci fa comodo che Fu sia qui, quando vogliamo fare le missioni dalla sua parte sappiamo come fare. E niente ragazzi, che dirvi, abbiamo fatto queste due missioni di oggi, prima con Vegeta e poi con Cell, sono successe ragazzi cose pazzesche, nella prima volta siamo andati prima a sconfiggere Cell, poi siamo andati a sconfiggere gli androidi, poi Goku in tutte le varie trasformazioni, Super Saiyan, Super Saiyan 2, il 3, il God e il Super Saiyan Blue. Una volta sconfitto è finita la missione, mentre quando siamo andati ovviamente con il nostro pattugliatore Cell, siamo andati a sconfiggere prima Cell, poi sono arrivati appunto i 4 Cell Junior e poi ragazzi è tornato Cell con l'aiuto degli androidi, lo abbiamo sconfitto. Poi ragazzi è arrivato anche Goku, che si è trasformato solamente in Super Saiyan, sconfitto Goku, completata la missione degli androidi, distrutto quindi Goku, non esiste più, loro se ne vanno per i cavoli loro e abbiamo completato la missione. Quindi niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se volete ragazzi lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti, alla prossima!